Amici telespettatori, buonasera, vi saluto cordialmente. E questa occasione, vero, del nostro colloquio settimanale ci permette di mettere in evidenza un aspetto essenziale della legge finanziaria. Naturalmente, quando si affrontano questi argomenti, bisogna andare al cuore del problema col minor numero di parole e con le parole più semplici possibili. Quali sono le caratteristiche della finanziaria? Io direi che il modo migliore per esprimere un giudizio sulla finanziaria è parlare della coperta corta. O si copre la testa e si scoprono i piedi, o si coprono i piedi e si scopre la testa. Di fronte a questa situazione, le soluzioni possibili sono tre: o tagliare la testa, o tagliare i piedi, o allungare la coperta. Naturalmente escludiamo le prime due ipotesi per ovvie ragioni e vediamo di vedere come si può allungare la coperta e perché bisogna allungare la coperta. Vedete, noi abbiamo messo in evidenza che la crisi monetaria che noi stiamo attraversando non è inflazione, ma è stagflazione. L'inflazione si ha quando c'è troppa moneta rispetto alla quantità dei beni che si vanno a produrre, quello che si chiama il prodotto interno lordo, il PIL. Mentre invece noi qui abbiamo rarefazione monetaria e sottovalutazione della moneta. Rarefazione monetaria perché? Perché l'Europa non ha petrolio. Quando noi facciamo il pieno di benzina, i soldi che mettiamo nel serbatoio della macchina vanno a finire nelle tasche dei petrolieri o nelle tasche delle grandi banche centrali, specialmente la Banca Centrale Americana. Quando l'Europa prima esportava l'acciaio, pagava il petrolio con l'acciaio. E non a caso l'America ha tagliato l'importazione di acciaio, sicché noi ogni volta che paghiamo petrolio, paghiamo con moneta che non viene riciclata sul mercato interno europeo. Ecco perché noi abbiamo una spinta di rarefazione monetaria. Contemporaneamente abbiamo una sottovalutazione della moneta perché il petrolio aumenta. Il petrolio ormai è su posizioni di esplosione di prezzo perché è retto dal regime di monopolio. E gli ultimi sviluppi, vero, della polemica sull'Iraq hanno dimostrato che l'America vuole aggredire l'Iraq perché no, vuole conquistare il monopolio mondiale del mercato del petrolio. Questo significa che punta sui due monopoli, la moneta e il petrolio, i due prodotti ilari che dominano il mercato. Naturalmente, le previsioni sulle spinte e le oscillazioni monetarie oggi si sono verificate esattamente, le previsioni tutte sbagliate, quelle fatte dalle grandi autorità monetarie. Io ricordo che Giuseppe Ugo Papi, professore di economia politica e rettore dell'università di Roma, mio maestro, perché io ero studente, lui insegnava economia politica, a un certo punto, in occasione di un cordiale colloquio, ebbe a dire: i monetaristi si dividono in due categorie, quelli intelligenti e i cretini. I monetaristi intelligenti sono quelli capaci di fare delle previsioni esatte, quindi sono capaci di fare previsioni, mentre i cretini sono capaci di fare solo delle constatazioni. Naturalmente, sulla base di questa battuta, noi possiamo constatare quale grave errore sia stato fatto nella organizzazione della politica monetaria europea. Si è basata la linea della politica monetaria ancora sui residui di quelle posizioni monetarie che giustificavano il valore della moneta, il potere d'acquisto sulla riserva. La riserva, abbiamo visto, che è stata sempre una favola, perché da quando è venuto il corso forzoso è venuto a meno il diritto di convertire in oro la moneta carta, cioè la moneta nominale.
a richiesta del portatore. Questo significa che poi, abolita praticamente nella prassi col corso forzoso la convertibilità, addirittura il 15 agosto del 71 la riserva è stata totalmente annullata. Che significa questo? Significa che ormai la politica monetaria non basa sul principio della riserva, l'oro dà valore alla moneta, questo è un ragionamento ridicolo ormai. Eppure ci sono state delle linee di monetaristi anche recenti e autorevoli, i quali hanno voluto sostenere il principio della sovranità monetaria europea. Ora dobbiamo subito capire che oggi la moneta, la sovranità monetaria, basa solo sulla organicità del mercato. Il mercato deve essere completo nella disponibilità dei prodotti base, i prodotti fondamentali, e quindi deve basare sul principio della indipendenza alimentare, cosa che non hanno per esempio i popoli arabi, che col deserto devono importare i prodotti alimentari dall'estero, quindi non hanno la sovranità alimentare. Ma noi non abbiamo la sovranità monetaria perché manchiamo delle fonti di energia. Questa mancanza delle fonti di energia espone ormai l'euro al rischio di essere ridotto a una moneta secondaria e a una umiliazione del mercato europeo come conseguenza, perché oggi noi lo sentiamo questa mancanza sulla nostra pelle. E la moneta è come il sangue porta ossigeno a tutte le parti del corpo, il globulo rosso preleva ossigeno e porta ossigeno per alimentare tutto il corpo, così il simbolo monetario preleva potere d'acquisto e distribuisce potere d'acquisto al mercato. Il potere d'acquisto è l'ossigeno monetario. Naturalmente, su queste premesse noi dobbiamo capire che la moneta è un elemento essenziale per sopravvivere ormai, per respirare. Abbiamo visto che la crisi dell'Argentina è stata causata essenzialmente per una drastica rarefazione monetaria causata dalla grande usura che controlla i vertici delle banche centrali. Naturalmente, grandi sistemi bancari che dominano il mondo. Naturalmente, che cosa significa, arrivati a questo punto, indicare una strada? Quando io devo allungare la coperta, come abbiamo detto prima, perché non posso né tagliare la testa né i piedi, devo allungare la coperta. Che vuol dire allungare la coperta? La coperta va allungata mettendo moneta sul mercato. Ormai lo cominciano a capire anche i monetaristi cretini, quando dopo aver sbagliato le previsioni continuano a fare delle linee di aggiustamento con delle spinte o di incremento di liquidità o di condono dei prelievi fiscali, perché il condono del prelievo fiscale dal punto di vista giuridico è un assurdo, che noi andiamo a premiare il contribuente insolvente, siccome io non ho pagato posso ottenere il condono, ma se io ho pagato mi punite, si viene a punire il contribuente onesto, il contribuente corretto. Perché si è arrivati a questo assurdo? Si è arrivati a questo assurdo perché il governo ha capito che si è trovato di fronte a una mostruosa rarefazione monetaria perché è stata sbagliata la previsione. E naturalmente sul presupposto della nostra dichiarazione del ricordo che abbiamo fatto di questa battuta di Giuseppe Ugo Papi, lascio a voi giudicare se i vertici che hanno programmato la politica monetaria possono essere giudicati intelligenti o meno. Naturalmente l'intelligenza qui si è dimostrata ovviamente non sussistente, perché tutte le previsioni sono state sbagliate. Tutte le previsioni fatte da Prodi sono state dimostrate completamente sbagliate, perché sono stati fatti degli errori strategici. Se mancava la organicità del mercato,
non si poteva programmare una politica monetaria autonoma, almeno col taglio di contrapposizione al dollaro che gli è stato dato. Naturalmente in questa situazione, e dobbiamo vedere che cosa si propone oggi di poter fare, noi ci rendiamo conto che allungare la coperta significa mettere liquidità monetaria sul mercato. Questo dovrebbe significare che la sovranità monetaria non dovrebbe essere lasciata nelle mani di Duisenberg, che secondo la definizione di Giuseppe Ugo Papi non può essere considerato una persona intelligente perché le sue previsioni si sono dimostrate sbagliate, così come quelle di Prodi sono dimostrate completamente fuori della realtà. Naturalmente in questa situazione che cosa bisogna fare? Incrementare una liquidità monetaria. Ma come si deve incrementare la liquidità monetaria? Noi abbiamo oggi una moneta avvelenata dal debito, perché la banca centrale quando emette la moneta la emette prestandola. Noi abbiamo messo in evidenza nel nostro corso la differenza che c'è tra la moneta d'oro e la moneta nominale. Non è solamente diversa la struttura merceologica del simbolo, ma cambia la struttura giuridica. Quando la moneta era d'oro, il portatore era il proprietario della moneta. Con la moneta nominale è diventato il debitore, perché la moneta nominale è controllata continuamente dai vertici delle banche centrali. Che siccome le banche centrali emettono la moneta solo prestandola, sono in grado di pretenderne la restituzione in tempi e quantitativi arbitrariamente pretesi dal governatore della banca centrale. Naturalmente, la seconda ipotesi è la moneta proprietà, la moneta d'oro è moneta proprietà, e noi abbiamo copiato l'oro per proporre col SIMEC un progetto di moneta analogo all'oro senza i difetti dell'oro. E naturalmente questo che significa? Allungare la coperta per riscaldare sia la testa sia i piedi, perché la rarità monetaria, che era una legge rigida quando la moneta era d'oro, perché era la legge fisica che imponeva la rarità del metallo, perché di metallo ce n'era poco, non è facile trovare quantitativi importanti d'oro, l'oro è di per sé raro. E naturalmente questa rarità dava delle garanzie, però aveva anche dei difetti, perché era la quantità di sangue non proporzionata alla potenzialità di sviluppo del mercato. Pronto? E qui non risponde. Guardi un po'. Pronto? Pronto. Oh, buonasera. Dunque, io condivido ovviamente quello che lei dice. Una perplessità ce l'ho, nel senso che visto che si parla di moneta di proprietà e non di possesso, ma di proprietà del popolo, un problema poi è individuare il popolo, però credo che comunque nel nostro piccolo, oggi acquistare un immobile possa in un certo senso significare quello che dice lei, cioè trasformare da una moneta che è appunto dello Stato in un qualcosa che è mio, che è intestato a me, mi dà la possibilità di trasformare appunto quello che è degli altri in un qualcosa di mio. Ecco, guardi che ho capito la sua linea, che è un consiglio pratico per dire investiamo che stiamo più tranquilli, però noi dobbiamo chiarire che quando io ho moneta debito, la moneta debito viene a gravare anche sul fisco, perché noi restituiamo i soldi alla banca centrale pagando le tasse. Quando io ho preso l'immobile è gravato delle l'ICI. L'ICI è un peso fiscale che si dà al comune, però il comune a sua volta deve rispondere per le esposizioni debitorie
e anche il governo deve rispondere delle sue spese. Quindi quando noi abbiamo un immobile, non è che noi diciamo abbiamo salvato dal debito l'investitore, l'operatore, no, perché rimane sempre anche l'immobile gravato di un debito non dovuto. Il veleno è diventato talmente diffuso che noi non ci siamo più, non ci accorgiamo più che ormai tutto il denaro in circolazione è sangue avvelenato dal debito. Quando io ho in tasca un euro, io ho anche un debito di un euro, perché la Banca Centrale Europea emette l'euro solo prestandolo, levando a parte il piccolo taglio di metallo. Ecco, abbiamo visto che per il metallo il signoraggio è lasciato al governo, mentre ai vari governi, mentre per il tagli importanti, è quello che riguarda l'investimento per comprare un immobile, per i tagli importanti il signoraggio è della Banca Centrale. Quindi in questa situazione noi dobbiamo vedere come fare per allungare la coperta. Come si fa per allungare la coperta? Noi dobbiamo cominciare a capire che la sovranità monetaria, ci piaccia o non ci piaccia, è della Banca Centrale Europea. La Banca Centrale Europea noi l'abbiamo denunciata, abbiamo diffidata prima ad astenersi dall'emettere l'euro senza indicare il proprietario, cosa che è stata fatta abusivamente. Secondo, abbiamo denunciato per truffa, falsi in bilancio e i governatori, io compreso Duisenberg, e c'è stato il dottor Tarquini che ha detto dopo la diffida non può dire più il governatore io non lo so, ero in buona fede, no, perché quando noi abbiamo diffidato noi abbiamo dichiarato, abbiamo il diritto di sapere di chi è la proprietà dell'euro e nessuno ce lo vuole dire. Perché? Perché di nascosto si ruba meglio, ecco perché nessuno ci dice di chi è la proprietà dell'euro. Un altro argomento che oggi viene portato sul tavolo delle grandi discussioni politiche è quello dell'indulto. Come facciamo? Noi abbiamo le carceri piene di delinquenti, di condannati, eccetera. Come facciamo? Non possiamo dire facciamo l'indulto, perdoniamo. Questo ragionamento è un ragionamento che anch'esso non tocca il problema centrale. Perché quando noi mettiamo in circolazione gente che proviene dalle galere, naturalmente questi quando vanno a cercare un lavoro si trovano di fronte a un atto di diffidenza da parte del datore di lavoro, il quale la prima cosa che vede sulla fedina penale che lui risponde per un reato. Quindi quando noi mettiamo in libertà dei carcerati, i quali si trovano nella impossibilità di poter lavorare, questi che cosa devono fare? Devono tornare per sopravvivere a rubare. Ecco perché noi dobbiamo dare il reddito di cittadinanza come presupposto dell'indulto. Allora, quando noi abbiamo esaminato il principio della proprietà popolare della moneta, abbiamo visto che il problema non è solamente alla conclusione, ma all'origine. Non è solamente al momento attuale liberare le carceri, no. Molti di quegli vittime molte volte della ingiustizia spacciata per giustizia basa sulla truffa monetaria fatta dalla Banca Centrale, che quando la Banca Centrale mette prestando rende impossibile la puntualità dei pagamenti, e quando si rende impossibile la puntualità dei pagamenti possono esplodere tanti reati, per esempio il furto per necessità, per esempio quello che viene spacciato per bancarotta. La bancarotta, molte volte, come fate voi a mettere in galera uno per bancarotta fraudolenta quando lui ha usato denaro che era il corpo del reato della grande truffa fatta dalla Banca Centrale? Come fate voi a giudicare questi uomini per il reato di cui tutti stanno scontando la pena, quando non mi dite all'origine di chi è la proprietà della moneta? Noi abbiamo ormai una posizione di vigliaccheria da parte di tutti, dei deputati, dei senatori e dei magistrati. Noi abbiamo il diritto di sapere di chi è la nostra moneta, perché se non ce lo dite vuol dire che avete o la paura,
Quindi atto di vigliaccheria. Diceva Napoleone, il coraggio degli uomini e le virtù delle donne fanno il destino dei popoli, il coraggio degli uomini. Noi abbiamo bisogno di gesti di coraggio. Quando un magistrato fa una sentenza o prende una decisione deve essere convinto, perché non deve soddisfare le esigenze statistiche. Ah, bisogna fare tante, facciamo le sentenze in modo veloce. No, qua dobbiamo soddisfare la sete di giustizia con la sentenza. I magistrati si sono dimenticati della sete di giustizia, estinguere è la loro funzione essenziale. E così io parlo dei deputati, dei senatori, il ministro delle finanze, il ministro del tesoro, questi ci devono dichiarare di chi è la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. E naturalmente, siccome ci rendiamo conto che oggi la moneta è avvelenata, perché è moneta gravata da un debito non dovuto verso la banca centrale, perché la banca centrale mette la moneta solo prestando, allora noi qual è la proposta che facciamo? La doppia circolazione. In applicazione di una rigida regola di condotta da parte della magistratura, noi dovremmo condannare i governatori. Pronto? Pronto? Sì. Professore, sono sempre fermato. Senta, lei in un suo libro, mi ricordo nella copertina, scrisse proprio questa frase, riferendosi al potere da parte dello Stato di poter produrre moneta. E appunto scrisse che era come se un ingegnere non poteva... Dire che uno Stato non può perseguire i suoi scopi per mancanza di denaro... Esatto, è come dire che un ingegnere non può costruire strade per mancanza di chilometri. Per mancanza di chilometri. Ecco, è così, perché la rarità della moneta era un problema quando la moneta era d'oro. Abolito l'oro anche come riserva, la rarità è programmata. E chi è che programma oggi la rarità? È l'usuraio, il quale spaccia sotto la parvenza di inflazione, la stagflazione. Cioè, che significa questo? Con la stagflazione la malattia è la moneta è troppo rara e vale poco. Che vuol dire moneta rara? È come un corpo umano che ha perso sangue, è dissanguato, ha poco sangue, ha anemia. Allora, quando io confondo la stagflazione con l'inflazione è quando c'è troppa moneta, come dire c'è troppo sangue. Allora io che devo fare? Devo fare un salasso per curare l'inflazione, mentre devo fare una trasfusione di sangue per curare la stagflazione. Ecco dove non capiscono nulla i monetaristi. La battuta di Giuseppe Ugo Papi, la differenza che c'è fra gli intelligenti e i cretini che si occupano di moneta. Il primo errore che viene fatto da tutti i mass media è che oggi tutti parlano di inflazione. Perché? Perché aumentano i prezzi. Ma gli aumenti dei prezzi sono causati dalla sottovalutazione monetaria e non dalla abbondanza di moneta. Non si vede un euro in giro. Se tu dici alla gente l'euro è sempre più raro, quindi questa spinta di sottovalutazione monetaria è causata dal petrolio, perché il petrolio ormai rende la moneta rara, e rende la moneta rara perché tutti i pagamenti che noi facciamo per comprare benzina o gasolio o metano, noi questi soldi per la gran parte vanno all'estero, perché non vengono riciclati sul nostro mercato. Quindi questa posizione, data la disorganicità del mercato europeo, noi abbiamo una spinta duplice di rarefazione monetaria, perché non viene riciclata la spesa per il petrolio sul mercato interno, e di sottovalutazione, perché il petrolio è un bene di prima necessità che è venduto in regime di monopolio. Ecco allora che noi diciamo, noi vogliamo intervenire con
un gesto importante, la moneta proprietà del portatore, cioè vogliamo tornare alla linea della moneta d'oro, quando la moneta d'oro non era controllata dalle banche centrali, che le banche centrali hanno controllato la moneta nominale, perché il 100% di moneta nominale che oggi circola in tutto il mondo è emesso dalle banche centrali solo prestando, questo è il punto fondamentale. Noi dobbiamo capire che all'atto dell'emissione della moneta va assegnata in proprietà ai cittadini, in tasca a ogni cittadino bisogna mettere il suo reddito monetario di cittadinanza. Questo reddito monetario è un valore senza costo, perché è causato dalla convenzione. L'unico costo è il costo del simbolo. Ecco perché noi recentemente abbiamo programmato, d'accordo con il sindaco di Guardia Grele, un convegno a Guardia Grele per il 31 gennaio alle ore 16 nella sala consiliare. Voglio brevemente leggere due documenti. Il primo è la lettera di invito fatta dal sindaco di Guardia Grele, Franco Caramanico, il quale dice: caro collega, parlando all'altrisì, il 31 gennaio prossimo ventura alle ore 16, su iniziativa del sindacato antiusura, si svolgerà presso la sala consiliare del comune di Guardia Grele un convegno sul tema esame della disponibilità dei mezzi finanziari, patrimoniali e di SIMEC per affrontare le esigenze di spesa del patto di stabilità di cui all'articolo 29 della legge finanziaria 2003. Che cosa vuol dire? La legge finanziaria 2003 mette un limite, un controllo molto severo alla spesa fatta dai comuni. E allora che cosa abbiamo? Che l'articolo 29 prevede l'eventualità di un taglio della spesa anche del 10%. Il 10% è tanto, perché tagliare la spesa al 10% quando i prezzi aumentano vuol dire mettere i comuni nel rischio di non poter soddisfare le funzioni fondamentali. Ecco allora che noi abbiamo detto: noi interveniamo coi SIMEC. Che cosa vuol dire intervenire coi SIMEC? La segretaria comunale di Guardia Grele, una signora molto intelligente, mi ha posto il quesito, dice: ma come dobbiamo portare in contabilità del comune il SIMEC se viene utilizzato dal comune? Allora gli ho portato un esempio, scusa, gli ho detto, se io do al comune dei francobolli d'antiquariato, dove li metti? Li metto nel patrimonio. E allora gli ho detto: tu devi prendere i SIMEC che noi ti mettiamo a disposizione e metterli non nel bilancio ufficiale, che è quello dove opera l'euro, ma nel patrimonio disponibile del comune. Che vuol dire disponibile? È un bene patrimoniale che può essere speso, può essere alienato. Ecco perché è disponibile. Quindi, siccome il SIMEC è come il francobollo d'antiquariato, che vale per convenzione senza riserva, allora noi consideriamo il SIMEC come bene patrimoniale e non come moneta corrente. La moneta corrente è l'euro, lo sappiamo, e basa sul signoraggio della banca centrale, come ci ha esplicitamente dichiarato Duisenberg. Duisenberg ha detto: c'è il signoraggio sull'euro è della Banca Centrale Europea, la proprietà è della banca, non è del popolo, ha detto Fra. Allora, benissimo, questa è la moneta avvelenata dal debito verso la Banca Centrale, è la moneta avvelenata che noi oggi la dobbiamo considerare con i due danni della rarità e della sottovalutazione, come abbiamo detto, e abbiamo detto anche il perché. Ma noi proponiamo di allungare la coperta e coprire la testa e i piedi mettendo i SIMEC. I SIMEC sono beni patrimoniali, disponibili. E allora noi cosa andiamo a dire ai comuni? Noi mettiamo a disposizione al costo tipografico o al costo di conio per il SIMEC d'argento che noi adesso stiamo programmando, noi lo mettiamo a disposizione dei comuni al costo. Quindi noi su questo argomento non guadagniamo un centesimo, sia ben chiaro. E naturalmente, fatto in questo modo, che cosa avviene?
che il SIMEC può essere speso, come abbiamo dimostrato con l'esperimento di Guardia Grele. L'esperimento del SIMEC a Guardia Grele ha dato la prova che si può creare valore indotto con simboli di costo nullo e senza riserva. Addirittura questo è stato fatto da un'organizzazione molto modesta, un'organizzazione di quale è quella del sindacato antiusura. Ora, se questa iniziativa, se il SIMEC viene fatto da un consorzio dei comuni, allora i comuni possono benissimo dire, primo, che ha un valore convenzionale analogo al francobollo d'antiquariato, secondo, che i comuni lo possono fare perché è una fattispecie che non ha niente a che vedere con la moneta corrente. La moneta corrente è un bene monetario in senso stretto. Il SIMEC è un bene patrimoniale, come se fosse francobollo d'antiquariato, che ha valore per convenzione e senza riserva. Ora, con questo sistema, i SIMEC non sono controllabili dalle banche centrali, cioè dai grandi usurai, perché sono proprietà del portatore. Quindi, come noi abbiamo detto, abbiamo dimostrato, il SIMEC va messo non nel bilancio ufficiale, ma fra i beni patrimoniali del comune. E questi beni patrimoniali del comune, una volta spesi, sono accettati dai negozianti, perché i negozianti a loro volta potranno pagare una piccola, anche il 10% di tassa comunale con i SIMEC. Allora si ha una liquidità che torna in circolazione, perché quando io invece di pagare con l'euro pago col SIMEC, il SIMEC può essere presentato come una riduzione d'imposta, perché è come se fosse appunto una sostituzione di un mezzo con un altro. I beni patrimoniali non causano inflazione. Quello che causa inflazione è l'incremento della liquidità dell'euro, quindi il patto di stabilità viene rispettato con il progetto che noi abbiamo programmato e proponiamo il 31 dicembre alle ore 16 nella sala consiliare. Noi invitiamo tutti i sindaci, i presidenti della provincia, presidente della regione, a partecipare al convegno di Guardia Grele, perché potrebbe essere l'inizio di un esperimento che può essere accolto ben volentieri da tutti i comuni italiani, perché noi poniamo una domanda elementare che abbiamo posto al sindaco Cucullo a Chieti. Ho detto: scusa sindaco, se tu hai il 10% di vuoto, per quel 10% tu non puoi più usare i premi fiscali, quindi è il nulla. Se al posto del nulla io ti ci metto il SIMEC, che è un valore analogo a quello del francobollo d'antiquariato, un valore indotto, tu che pensi? È meglio avere nulla o è meglio avere un po' di francobolli d'antiquariato che io posso utilizzare? Ecco, la domanda che noi abbiamo posto è in questi termini, e ormai anche gli organi amministrativi e contabili hanno cominciato a capire che il SIMEC può costituire una necessità. E quando noi abbiamo previsto che l'Europa rischia quello che è avvenuto, di vedere sulla propria pelle l'esperimento dell'Argentina. In Argentina hanno tentato troppo tardi, hanno proposto di fare la moneta argentina, ma non avevano chiara la definizione del valore indotto del simbolo che noi veniamo a proporre, appunto del SIMEC. Questo principio del valore indotto è un principio che ci consente finalmente di quantificare questo strumento di misurazione del valore, che va considerato come moneta di emergenza. La nota che noi abbiamo fatto, che viene allegata alla lettera del sindaco di Guardia Grele che vi ho letto, la nostra nota come sindacato antiusura è così concepita: considerato che la legge finanziaria del 2003 impone all'articolo 29 il rispetto del patto di stabilità,
lasciando ai comuni l'autonomia discrezionale sulla scelta delle modalità, che i comuni possono dire: benissimo, noi rispettiamo il patto di stabilità, però la modalità la dobbiamo scegliere noi. E allora, preso atto dell'esigenza della riduzione delle spese in relazione alla sempre minore quantità di risorse di cui gli enti locali dispongono, si impone la necessità di considerare situazioni di emergenza per cui il SIME potrebbe essere utilizzato quale strumento idoneo a soddisfare le esigenze di spesa. Ora, quando si prevede un terremoto, i provvedimenti di emergenza vengono programmati prima, perché all'ultimo minuto non si può fare altro che subire i danni del terremoto. Ecco perché noi abbiamo previsto e programmato la possibilità di utilizzare i SIMEC da parte dei comuni consorziati. Si fa presente che il SIMEC acquista valore per convenzione e senza riserva, analogamente al francobollo d'antiquariato, che lo vogliamo portare proprio come esempio per dire che è un bene patrimoniale, non è moneta corrente. Quindi non può causare spinte inflazionistiche. Ancora, pertanto il SIMEC va considerato bene patrimoniale disponibile, quindi bene patrimoniale che può essere usato come mezzo di pagamento. Questo è il progetto che noi abbiamo proposto ai comuni in occasione del convegno del 31 gennaio prossimo venturo alle ore 16 alla sala consigliare di Guardia Grele. Ovviamente, che significa questo? Il SIMEC non è solamente un progetto di moneta proprietà che noi oggi consideriamo bene patrimoniale perché è estranea alla fattispecie della moneta corrente. Però, ecco, voglio mettere immediatamente in evidenza che con il SIMEC noi abbiamo progettato un modello di moneta mondiale. Il SIMEC può circolare in tutto il mondo, non solamente fra i comuni consorziati. Questo è fondamentale perché? Perché è proprietà del portatore. Il portatore è chiunque. Quindi non è che noi diciamo la moneta di nazionalità italiana o francese o americano, no. È proprietà del portatore, valore indotto proprietà del portatore, primo. Secondo, noi abbiamo fatto adesso il taglio di 200.000 SIMEC che avrà il simbolo d'argento, ma non perché l'argento possa coprire grandi quantitativi di valore. Perché abbiamo voluto fare la moneta d'argento? La moneta d'argento dà al portatore la consapevolezza del significato delle tre parole stampate sul SIMEC: proprietà del portatore. Sono le tre parole fondamentali su cui basa il valore indotto che noi proponiamo come oggetto per misurare il valore dei beni reali e come mezzo di scambio. Naturalmente questa linea significa che ci mette nella condizione, in lontana prospettiva, di proporre il SIMEC in tutto il mondo. Chi lo vuole lo può proporre, lo può coniare e lo può accettare in sintonia con tutti i cittadini che vogliono essere proprietari della loro moneta. E naturalmente noi abbiamo posto la domanda: voi cittadini che preferite essere proprietari o debitori dei vostri soldi? La risposta è talmente ovvia che non ha bisogno di commenti. Quindi l'esperimento che noi andiamo a iniziare tra i comuni, perché abbiamo scelto i comuni? Perché il comune sta più vicino al cittadino che non il deputato e il senatore. Che quando noi abbiamo messo il dito sulla piaga e abbiamo detto il secondo comma dell'articolo 42 della Costituzione italiana è ignorato da sempre. Allora, tutti dicono che siamo in uno Stato costituzionale. E che vuol dire lo Stato costituzionale? Che la Costituzione va rispettata. Fino a oggi la norma
del secondo comma dell'articolo 42 che parla dell'accesso alla proprietà per tutti, non poteva essere attuata perché mancava la scoperta del valore indotto della moneta. Cioè mancava la consapevolezza che la moneta era ad un tempo misura del valore e valore della misura. Noi l'abbiamo dimostrato su questa premessa. È chiaro che il significato proprietà del portatore ha una portata fondamentale, perché oggi il portatore della moneta è il portatore di una cambiale, che è una falsa cambiale, perché c'è scritto sulle vecchie lire, lire 100.000 o lire 1.000 pagabili a vista al portatore, però mai nessuno ha osato portare quel pezzo di carta alla Banca d'Italia per non essere ridicolo, perché sarebbe stato ridicolizzato. Dice: questa è una cambiale, pagala. E allora è diventato ovvio che era una falsa cambiale, tanto che il ministro Barucci, ministro del Tesoro con il governo Ciampi, disse: noi ci siamo di fronte a un debito inesigibile. Ora, dire debito inesigibile è come dire acqua asciutta. Quindi noi non vogliamo più essere presi in giro. Il portatore della moneta carta oggi è un truffato, espropriato, indebitato del suo denaro. Anche se questo denaro è avvelenato, noi non lo possiamo abolire di colpo, perché sarebbe come levare il sangue a un uomo vivo. Dice: tu c'hai un sangue che c'ha troppo acido urico o c'è troppo colesterolo, te levo tutto il sangue, poi aspetti un po' e te lo rimetto. Quando io vado a rimettere il sangue, il cadavere è diventato cadavere quell'uomo, perché senza sangue muore l'uomo, così come senza denaro muore il mercato. E quando parliamo di morire il mercato, muoiono i bambini di fame, come è successo in Argentina. In Argentina i bambini sono morti di fame non per mancanza di pane, ma per mancanza del denaro per comprarlo, cioè per mancanza del sangue del mercato. Ecco la ragione per cui noi, in un messaggio recente che abbiamo fatto al cardinale Ratzinger, abbiamo detto: la dottrina sociale della Chiesa sono poche parole che stanno nel Pater Noster. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, per dare a ognuno il suo pane quotidiano, cioè il pane di sua proprietà, con il diritto di pretenderlo e di rivendicarlo in piena dignità giuridica. Bisogna avere la proprietà del denaro per comprare il pane. Se si deve attuare la dottrina sociale della Chiesa, noi dobbiamo realizzare il principio della proprietà popolare della moneta. E devo prendere atto del messaggio che mi ha mandato il cardinale Ratzinger, il quale mi ha fatto testualmente i migliori auguri per il mio impegno per la realizzazione della dottrina sociale della Chiesa. Questo messaggio che mi è arrivato da Ratzinger, che come si sa è il capo del Sant'Uffizio, cioè quello che giudica la legittimità in assoluto del Magistero della Chiesa, e quindi noi abbiamo avuto il massimo riconoscimento da parte di Ratzinger. Ecco perché io invito i vescovi, i parroci, dopo questo messaggio che mi è giunto dal cardinale Ratzinger, io invito i parroci, i vescovi, a promuovere ed accettare il principio della proprietà popolare della moneta, naturalmente col senso della misura, con la gradualità, perché noi dobbiamo puntare alla doppia circolazione: il sangue avvelenato della moneta corrente e il sangue pulito della moneta proprietà del portatore. Il primo è moneta avvelenata dal debito verso la banca centrale, che la banca centrale mette la moneta prestandola. Noi vogliamo la moneta pulita, proprietà del portatore. Naturalmente per fare questo ci vuole la gradualità che fu messa in evidenza da Ratzinger. Ratzinger disse, da Ezra Pound. Ezra Pound disse: non si può puntare su operazioni a breve termine, bisogna pensare a operazioni a lungo termine. Ecco perché noi partiamo con questo esperimento del consorzio dei comuni per mettere in circolazione, a fianco della moneta avvelenata, della moneta sporca, debito verso la banca centrale, la moneta pulita, proprietà del portatore, senza gravame del debito,
perché nasce per convenzione di proprietà del portatore, come l'oro. Chi trovava la pepita d'oro se ne appropriava senza indebitarsi verso la miniera. L'oro era una moneta pulita perché il portatore non si indebitava all'atto dell'emissione. Oggi noi ci troviamo di fronte a una moneta sporca. La moneta sporca è la moneta gravata di debito verso la banca centrale. Quindi il messaggio che noi facciamo e che portiamo avanti nella proposta che sarà discussa tra i sindaci riuniti a Guardiagrele nella sala consiliare significa un tentativo per normalizzare l'ambiente. Noi vediamo che oggi tutti i commercianti, qualunque, di chiunque andate, voi vedete che non si vede un euro, dice, qua è tutto fermo, se andiamo avanti di questo passo arriva la morte, perché è il gelo, manca il sangue del mercato. Per quello che... Allora noi mettiamo sangue, noi facciamo una operazione di trasfusione di SIMEC sperando che i comuni al solo costo di conio e tipografico mettiamo a disposizione i SIMEC come sindacato antiusura. Quindi noi su questo punto la differenza c'è tra quello che faccio io e quello che fa il governatore della banca centrale. Il governatore o Ciampi o Fazio o Duisenberg hanno sempre e fanno, stampano e prestano, hanno stampato e prestato. Noi invece facciamo una cosa diversa, io stampo e do, naturalmente al costo tipografico, perché i costi di produzione è giusto che ricadano sui comuni e sui bilanci comunali. Questo significa che noi possiamo da subito proporre ai comuni l'organizzazione nell'ambito dei comuni del reddito di cittadinanza. Ad ogni cittadino una quota di reddito. Questo vale anche per affrontare tanti altri problemi, per esempio il problema dell'indulto. Vogliamo mettere in circolazione gente che è stata condannata per crimini, per reati? Benissimo. Siccome non potranno trovare lavoro perché i datori di lavoro di fronte alle condanne penali giustamente si preoccupano perché sono presi da una diffidenza verso il lavoratore, allora ecco che bisogna dare reddito monetario come presupposto dell'indulto. Pronto? Buonasera, chiedo scusa. Volevo sapere, secondo lei in futuro come potrà avvenire un mutuo in SIMEC? Oppure ci potrà stare in un futuro una carta di credito, quindi il denaro di plastica, che parli per così dire SIMEC? Grazie. Prego. Dunque, dico subito. Quello che noi non possiamo fare è prestare denaro. Io stampo e do, non stampo e presto, perché altrimenti faccio il signoraggio come lo fa Duisenberg, come l'hanno fatto tutti i governatori. Io stampo e do. Naturalmente io non pretendo di risolvere tutti i problemi, ma è una strada nuova che almeno è una, almeno parzialmente risolve i grossi problemi di urgenza. Pronto? Professore, buonasera, telefono da Pescara. Sì. Le volevo chiedere questo, non so se è al corrente, forse glielo avranno già chiesto, che su un forum telematico del Partito Radicale c'è un intervento nel quale lei viene definito, facendo un parallelo con Pannella, Giacinto, teramano e libertario come Marco. Volevo chiederle... Non ho capito, teramano come Marco? Come Marco Pannella, sì. Libertario come Marco e chiamarsi Giacinto come Marco. Le volevo chiedere di queste tre definizioni, perché io non ho dubbi esclusivamente sul nome, ho dubbi sia sulla natalità, perché le dico subito, di Guardiagrele, ma soprattutto sul fatto che sia libertario. Grazie. Grazie. Dunque, guardi, io le dico subito, fra me e Pannella non c'è nessuna possibilità di dialogo, perché Pannella è un ispirato a un razionalismo di scuola liberale atea, io sono un cattolico, quindi la mia linea è ben chiara e ben precisa. E Pannella per me è un così, non voglio entrare nell'analisi delle sue posizioni, però
non ha la giustificazione etica che deve avere un cattolico. Io sono un cattolico, lui no. E quando manca la giustificazione etica, manca il punto centrale di dialogo. Io per me tutte le norme costituzionali che giustificano lo Stato di diritto, per me vanno interpretate alla luce di una parola, sete di tre parole, sete di giustizia. Se la legge non soddisfa la sete di giustizia, non conta la volontà della maggioranza. La volontà della maggioranza è la legge del numero. Pannella è sul principio di una democrazia formale. Per lui quello che conta è la volontà della maggioranza. In base a questo principio noi dovremmo condannare Cristo e mettere sugli altari Barabba, perché sul piano del numero Barabba ha avuto più voti di Cristo. Quindi, arrivati a questo punto, la legge del numero io la disprezzo. Io posso accettare la democrazia come legge del numero, come codice di procedura, come metodo, ma non come principio etico. Non è un codice d'onore la democrazia. E allora quando Pannella, come tutti i grandi sacerdoti delle scuole liberali, parlano della democrazia come una scelta etica, mi fanno ridere. A questo punto, io quando parlo, a me mi hanno detto, ma allora tu sei fascista? No, io non sono fascista, perché è troppo poco. Perché il fascismo ha capito il problema, l'ho sentito come movimento romantico. Il romanticismo avverte le verità col sangue e non col cervello. Il romanticismo del Novecento è stato questo. Noi abbiamo avuto delle spinte romantiche o di scuola socialista o di scuola fascista o di scuola liberale per alcuni aspetti, perché ci sono state anche... Però noi oggi ci siamo stancati del romanticismo. Noi abbiamo messo i piedi per terra. Io credo nella sete di giustizia. Ecco perché io dico che il potere politico deve essere subordinato a quello etico-religioso, che è lo schema dell'impero romano, il Sacro Romano Impero. E questo significa che noi siamo antidemocratici? No, io dico che il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche quella monetaria, cioè la proprietà della moneta all'atto dell'emissione. Vediamo se Pannella su questo punto dice che ho ragione io. Lui è legato alle linee massoniche e la massoneria è la base delle strutture bancarie. Tutte le banche centrali, le banche di un certo livello, si muovono sull'eresia protestante. Vai in Svizzera, su tutti. Protestanti e banchieri. Perché? Perché il protestantesimo è un'eresia programmata dalla massoneria inglese. La massoneria inglese era costituita dagli adoratori di Satana, tant'è vero che hanno creato l'eresia secondo l'insegnamento di Satana che sta nel Vangelo. Quando parla Satana nel Vangelo, tutti quando considerano Satana parla nel Vangelo. Vediamo che ha detto, tre volte parla. La prima volta che dice a Cristo trasforma le pietre in pane, che vuol dire? E Cristo risponde: non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Quelle parole erano uscite dalla bocca di Satana. Se Cristo avesse accettato l'invito di Satana e trasformato le pietre in pane, Satana avrebbe detto: tu mangi il pane per merito mio, che io ti ho dato il consiglio. Diventava debitore del pane verso Satana, come oggi i popoli sono debitori del loro denaro verso la banca centrale. Ecco perché Satana si chiama Mammona, che in aramaico significa denaro. Ecco allora che noi cominciamo a capire che il taglio religioso, la scelta religiosa non tocca solamente il magistero, ma tocca l'esperienza vivente, l'esperienza vissuta dell'uomo che vive tutti i giorni. Ecco perché noi siamo del parere che la dottrina sociale della Chiesa deve guidare la linea della proprietà popolare della moneta. Quando noi diciamo la moneta è proprietà del popolo, cioè diamo a ogni cittadino il reddito di cittadinanza,
noi diamo attuazione alle poche parole che stanno nel Paternoster. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Vediamole queste parole. Che vuol dire dare il nostro pane? Non bisogna dare solo il pane, ma anche il diritto di pretenderlo. Una pecora che mangia il foraggio non può dire io voglio il mio foraggio, dacci il nostro foraggio. La parola nostro lo può dire la persona umana, perché la proprietà è la dignità giuridica del pretendere. L'animale è oggetto di diritto, non è soggetto di diritto, parliamoci chiaro. E naturalmente quando si cominciano a capire questi passaggi, si può capire perché molte politiche spingono verso la animalizzazione dell'uomo. L'uomo deve essere tutto un animale. E allora quando io dico io ti do non solo il pane ma anche per darti il pane, il diritto di pretendere il pane, io non ti posso dare il pane, io ti posso dare il denaro per comprarlo, perché siccome la moneta abbiamo dimostrato che l'oro indotto è creato dalla convenzione, cioè di costo nullo, chiunque accetta la moneta contribuisce a creare il valore convenzionale monetario. Allora si comincia a capire l'ultimo passaggio, rimetti a noi i nostri debiti. Confrontiamo questo passo del Pater Noster con il paragrafo 15 del Deuteronomio. Il paragrafo 15 si programmano i debiti. Presterai a tutti i popoli del mondo, non prenderai prestito a nessuno. Pronto? Sì? Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Mi dica. Dottor Aurizio, io mi chiamo da Chiristallo. Non ho capito. Mi chiamo da Chiristallo. Bene, adesso La sto ascoltando da un po', la seguo dai suoi inizi, questa sera veramente colpito per la sua immensa cultura, soprattutto cristiana. Grazie. Mi spiego, soprattutto cristiana, questa applicazione di questi concetti materiali della vita dell'uomo all'amore cristiano è qualcosa di splendido. Io le auguro lunga vita e grazie. Ed è una santa persona. La ringrazio molto perché, vedete, il Pater Noster non è una filastrocca. Che molti reci di parlare non se ne... Guarda, le parole sono di un'importanza fondamentale. Ecco che quando noi abbiamo detto questi principi, abbiamo finalmente messo di fronte alla realtà. Noi non vogliamo che la dottrina sociale della Chiesa resti relegata nella soffitta delle utopie dimenticate. E per fare questo dobbiamo affrontare il tema della proprietà della moneta. Ecco perché noi siamo per una democrazia integrale. Il popolo non deve avere solo la sovranità politica, ma anche la sovranità monetaria, perché senza la sovranità monetaria la sovranità politica è impossibile, perché tutti diventano i camerieri del banchiere, come ha dimostrato Pound. Se uno mette di fronte il governatore della banca centrale, il capo del governo, il primo può concedere o negare in prestito tutto il denaro che vuole, il secondo può solo chiederlo o non chiederlo in prestito. Quindi il capo del governo è il cameriere del banchiere, ma non perché abbia animo servile, ma perché le regole del gioco non consentono altrimenti. Noi dobbiamo cambiare le grandi regole del gioco. Ecco perché io sono grato particolarmente a alcune persone, per esempio il sindaco di Guardiagrele, il sindaco di Chieti, Cucullo, che ha fatto votare una mozione da parte del Consiglio Comunale a favore della proprietà popolare della moneta. Questi sono messaggi importanti, questi messaggi devono essere recepiti dopo il messaggio che noi abbiamo avuto dal Cardinale Ratzinger, devono essere recepiti anche dai Vescovi, perché noi dobbiamo creare una cultura nuova. Noi non dobbiamo creare delle informazioni, ma delle convinzioni culturali, perché altrimenti la nostra cultura è un fallimento. Qualunque teoria allora è accettabile, no, dobbiamo avere delle convinzioni culturali. La domanda che noi facciamo, voi preferite essere proprietari o debitori dei vostri soldi? Questa domanda va gridata dentro le chiese, va gridata dentro i tribunali, va gridata nelle aule del Parlamento e del Senato,
va gridata dentro le banche. Oggi noi abbiamo fatto una formula per benedire le banche. Oremus pro usuratis et benedicimus bancas ad usuram revelendam, che tradotto vuol dire preghiamo per gli usurati e benediciamo le banche per respingere l'usura. La nostra è una forma di benedizione che può essere considerata anche come una forma di esorcismo, perché le banche devono rimanere aziende di servizi, non più aziende di usura, perché quando usano la moneta debito, loro malgrado, non possono non essere asserviti ai grandi usurai. Ecco perché noi adesso i SIMEC ne proponiamo la circolazione e chiediamo alle banche di accettarli i SIMEC, perché sono la possibilità della coesistenza del sangue malato con quello sano. La moneta debito che c'è, purtroppo c'è, perché è nata sull'equivoco della riserva, che la banca diceva la moneta è mia perché la riserva è mia, quindi te la posso prestare una qualità del proprietario, e quindi da questo equivoco è nato poi la regola, la prassi, di fronte al quale si sono trovati tutti i governatori, Ciampi, Fazio, si sono trovati di fronte a questa realtà e naturalmente non hanno potuto fare a meno di considerarla e di subirla. Perché? Perché il sangue non si può eliminare, anche se è malato, se no muore l'organismo. Anche se il sangue è malato, bisogna prendere atto che i governatori recenti non hanno potuto fare altro che usarla questa moneta malata. Però adesso noi vogliamo mettere in circolazione, insieme alla moneta malata, quella sana, quella pulita, proprietà del portatore e non debito del portatore. La doppia circolazione è possibile. Lo hanno dimostrato le città americane, Ithaca, dove circola il dollaro e le hours, che sono la moneta locale. Allora noi proponiamo la doppia circolazione della moneta pulita e della moneta sporca, della moneta debito, che purtroppo oggi noi non ne possiamo fare a meno, come non possiamo fare a meno del sangue. Io ringrazio della vostra attenzione, scusate se questa sera magari ho un po' usato toni troppo polemici, perché qualche volta noi ci entusiasmiamo su queste, però ci rendiamo conto della necessità assoluta di tentare questa strada.